Dopo l'escalation di delitti registrata nel Napoletano negli ultimi mesi, in particolare i 5 morti carbonizzati che si sono verificati nell'Interland, è giunta a Napoli la Commissione parlamentare antimafia. Dopo aver ascoltato in prefettura nella mattinata di ieri i vertici delle forze dell'ordine, nel pomeriggio quelli della magistratura. Al termine delle audizioni, poi in serata, la Commissione ha incontrato la stampa per informare l'opinione pubblica sull'intenzione di informare il governo sulla possibilità di modificare la legge antimafia vigente nel paese. Il presidente Rosibindi ha inoltre auspicato che siano assegnate più risorse alle forze dell'ordine e alla magistratura. C'è da cambiare il codice antimafia, c'è da cambiare la regolamentazione di alcuni reati cosiddetti spia, come quello della corruzione, il falso in bilancio, il riciclaggio, l'autoriciclaggio, tutti interventi che faremo, ma il problema fondamentale è se questa società ha deciso di dire no ai poteri mafiosi. Se ha deciso di dire no, dobbiamo reagire tutti: la politica, l'amministrazione, l'informazione, la cultura, i giovani, le famiglie, perché altrimenti la mafia non si sconfigge.